professor Andrea Liberti del Politecnico di Milano che ci parlerà un po' di tecnologie delle valutazioni respiratorie e nuove tecniche di valutazione, anche posto nella distrofia muscolare dei cigni. Grazie, 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 anche dell'invito. Ovviamente il mio intervento sarà sicuramente diciamo, di estensione rispetto a tutto quello che avete appena sentito dal dottor Grandi riguardo appunto la valutazione in particolare della funzionalità respiratoria. Qui il titolo che mi è stato affidato sono le nuove tecnologie, per cui abbiamo appena sentito quelle che sono attualmente a livello clinico i metodi sia di valutazione funzionale respiratoria che di trattamento. Quello che è un po' lo scopo della presentazione che vi sto per fare è di dare una rassegna di nuove tecnologie, nuove tecniche, nuovi metodi che possano in qualche modo approfondire o dare delle informazioni maggiori rispetto alle tecniche attualmente utilizzate. Non voglio partire da Adamo ed Eva, comunque quando si parla di funzione respiratoria si intende un insieme molto vasto di meccanismi fisiologici o fisiopatologici che, come vedete, riguardano tutta la cascata dell'ossigeno dall'ambiente fino alla singola cellula. Quindi l'utilizzo dell'ossigeno della singola cellula, anche quella muscolare ovviamente, richiede una efficiente, diciamo, sequenza di fenomeni, di meccanismi che riguardano non solo la ventilazione del polmone, cioè portare aria al polmone, e quindi con la pompa ventilatoria che sono i muscoli respiratori, ma anche avere un efficiente scambio di gas a livello della membrana alveolo capillare, un'efficiente circolazione nel polmone, un'efficiente circolazione sistemica, quindi un apporto di sangue a tutti i tessuti, un apporto di ossigeno a tutti i tessuti, un nuovo scambio gassoso a livello dei singoli tessuti, delle singole cellule, quindi effettivamente l'ossigeno deve arrivare alle cellule, ma poi deve anche passare l'ultima membrana e per poi finalmente essere utilizzato dalle cellule per la cosiddetta respirazione vera e propria cellulare. Capite che valutare dal punto di vista respiratorio in toto un paziente significa valutarlo praticamente da tantissimi punti di vista. Per cui quello che poi va ad alterare la funzione, può essere appunto a diversi livelli. Il livello, diciamo, il primo livello, che non dico il più importante, ma è quello base per cominciare a questa cascata dell'ossigeno, è quello della ventilazione, quindi è il flusso d'aria che deve essere in grado il paziente di portare dall'ambiente al polmone. L'insufficienza più che respiratoria, vorrei dire ventilatoria, quindi riguarda tutti quei meccanismi che in qualche modo alterano questa funzione, cioè la possibilità di portare semplicemente l'aria ad ogni atto, ad ogni respiro, un certo quantitativo di aria, un piccolo volume di aria dall'ambiente ai nostri alveoli. Le cause della insufficienza ventilatoria sono molteplici, che vanno dai centri respiratori, al motoneurone, primo, secondo motoneurone, alla giunzione neuromuscolare, ai muscoli respiratori che costituiscono la pompa, oppure delle cause più intrinseche nel polmone, che sono l'oggetto di studio dei pneumologi, quindi le ostruzioni delle vie aeree, le problematiche a livello pleurico, a livello del parenchima polmonare. Noi qui stiamo parlando di questo livello, cioè di livello fondamentalmente soprattutto muscolare, cioè della pompa ventilatoria, dei muscoli respiratori. Quindi come facciamo a valutare la funzione ventilatoria? Quindi dimentichiamoci di tutte queste funzioni che in parte già il dottor Grandi ci ha detto, noi quando facciamo un prelievo e facciamo un hemogas analysis, di fatto in parte andiamo a studiare quello che è l'efficienza degli scambi gassosi, ovviamente. La saturazione misurata al dito è un indice globale di efficienza in toto degli scambi gassosi, ma se vogliamo concentrarci sulla funzione ventilatoria, ci sono due grandi categorie di, diciamo, aspetti che dobbiamo valutare. Una è la vera e propria, un aspetto è la vera e propria ventilazione polmonare. Quindi come si distribuisce l'aria nel polmone, se arriva, quanto arriva, dove arriva,
e così via. E l'altra è la funzione invece più propriamente di meccanica, più che respiratorio, qui devo scrivere ventilatorio, che riguarda il polmone e quella che in inglese si dice chest wall, la parete toraco-addominale, cioè l'insieme della pompa, quindi muscoli respiratori, ma anche tutti i tessuti e gli diciamo, gli apparati che, sui quali la pompa agisce, quindi non solo il polmone, ma anche la pleura, ma anche la gabbia toracica, ma anche l'addome. Quindi valutare la meccanica respiratoria significa valutare sia le componenti, diciamo, attive, quindi l'azione dei muscoli respiratori, sia quelle passive, cioè il carico che questi muscoli incontrano in termini di strutture. Capite che la cosa non è complicata, è complessa, comunque bisogna valutare diversi aspetti. Noi ingegneri diciamo di statica, cinematica, dinamica, energetica, però alla fine ci si riconduce per valutare la meccanica respiratoria sempre a misure di pressione, flusso e velocità, che sono le variabili fondamentali per studiare la meccanica. La parte invece che ho detto brevemente prima riguardo alla ventilazione regionale del polmone è, al di là della spirometria, che sicuramente è diciamo ancora l'esame principe per quanto riguarda la funzione respiratoria, diciamo ormai si sta andando sempre di più verso la cosiddetta, diciamo, functional imaging, cioè l'utilizzo di tecniche di imaging sia di TAC che di risonanza, non solo per studiare la morfologia, cioè le ossa, i muscoli, gli organi dal punto di vista appunto morfologico, ma anche cercare di utilizzare queste tecniche dal punto di vista, come si dice, funzionale, cioè capire come funzionano ad esempio il polmone, come funziona con le vie aeree, come funzionano i muscoli respiratori. Qui la faccio molto breve, non è lo scopo principale della presentazione di oggi, però vi dico subito che ad esempio la TAC, che uno ha in mente essere utilizzata essenzialmente per un'indagine morfologica, se fatta in un certo modo, anche senza nessun tipo di contrasto, ad esempio prendendo due immagini, una a un volume alto e una a un volume basso, quindi durante breath hold, cioè durante il trattenimento del respiro ed espiratorio, può essere utilizzata per, ad esempio, creare delle mappe di questo tipo, sovrapponendo le immagini in modo opportuno in ed espiratorio, per, ripeto, mappare la ventilazione, cioè la variazione di densità e quindi di gas o di gas rispetto al tessuto nelle varie zone di polmone. Chiaramente l'attacco è invasiva perché comunque fornisce delle radiazioni al paziente, bisogna comunque richiedere la collaborazione del paziente e quindi, diciamo, in casi particolari come ad esempio nell'enfisema polmonare si comincia a utilizzare in modo abbastanza corrente questo approccio. Nelle malattie, diciamo, neuromuscolari, in generale nelle distrofie, questo non è ancora avvenuto. Un'alternativa molto interessante che è oggetto di studio di questi ultimi anni è l'utilizzo della risonanza, non come ci ha fatto vedere stamattina il nostro collega per studiare ad esempio a livello muscolare o a livello di tessuti, di nuovo, comunque dal punto di vista morfologico strutturale i vari organi, ma ancora utilizzare o dei gas traccianti non, diciamo, nocivi ovviamente per il paziente, oppure di nuovo, e quindi studiare la distribuzione di questo gas, ad esempio gas iperpolarizzato, elio piuttosto che xenon, oppure utilizzare la proton MRI, cioè la risonanza standard, ancora presa a diversi volumi polmonari statici, sovrapponendo le immagini, facendo delle, diciamo, indagini di sottrazione, andare a costruire di nuovo delle mappe di variazione di intensità di segnale, quindi variazione di densità e quindi variazione di gas. E quindi capire, ad esempio, se un paziente sta ventilando in modo opportuno tutto il suo polmone o solo in parte è fondamentale, perché abbiamo appena sentito l'importanza della tosse, piuttosto che la debolezza dei muscoli può implicare una parte di polmone che non è correttamente ventilata. E ovviamente queste, diciamo, tecniche costituirebbero, diciamo, perché ancora non sono correntemente utilizzate, delle possibilità per studiare in modo dettagliato appunto delle, diciamo, delle distribuzioni anomale di ventilazione polmonare, magari particolarmente concentrate in alcune zone di polmone. Come dicevo prima, però l'oggetto principale di questi pochi minuti diciamo,
che passo con voi riguarda l'assessment della pompa ventilatoria, quindi come è possibile cercare di valutare la funzionalità, ovviamente parlando di distrofia muscolare, dei muscoli respiratori che costituiscono la pompa ventilatoria. Faccio sempre un inciso, i muscoli respiratori sono tra tutti i muscoli scheletrici gli unici muscoli che garantiscono una funzione vitale, okay? Quindi sono particolarmente importanti. Valutare i muscoli respiratori come tutti gli altri muscoli scheletrici in modo approfondito e accurato significa valutarne non solo la forza che sono in grado di sviluppare, che in termini respiratori meglio esprime in termini di pressione, ma anche la lunghezza, e in termini dei muscoli respiratori è un po' complesso, perché non è una lunghezza muscolare come di un muscolo scheletrico delle gambe o delle braccia che si sviluppa appunto longitudinalmente. I muscoli respiratori sono muscoli altamente tridimensionali che si sviluppano su delle superfici, quindi valutare la lunghezza di lavoro dei muscoli respiratori non è banale, si ricorre a tecniche di imaging o si utilizza il volume polmonare come un surrogato della lunghezza muscolare. Perché? Perché ad alti volumi i muscoli respiratori sono accorciati e viceversa i muscoli espiratori sono allungati e viceversa a bassi volumi i muscoli inspiratori sono allungati e i muscoli espiratori sono accorciati. Per cui l'accorciamento, l'allungamento di un muscolo che a volte è cronico, in caso di patologie, implica una variazione della capacità del muscolo stesso respiratorio di sviluppare forza. Faccio un esempio, un paziente che ha un enfisema polmonare, ha tanta aria nel polmone, il suo diaframma è sistematicamente accorciato e non può generare la forza che normalmente genera, perché è corto. E nel caso delle malattie restrittive, comunque tipo le distrofie muscolari, tipo il cingoli, che comunque sono malattie che portano ad un volume polmonare minore, si ha un effetto contrario a quello che dicevo prima dell'enfisema polmonare. I muscoli inspiratori si trovano ad essere come allungati e i muscoli espiratori accorciati, per cui spesso si vede anche una debolezza dei muscoli particolarmente espiratori. Abbiamo sentito appena l'importanza della tosse, ovviamente la debolezza è anche dei muscoli inspiratori, perché stiamo parlando comunque di malattie che influenzano tutta la muscolatura scheletrica. Un altro aspetto da valutare è la velocità d'accorciamento dei muscoli e anche il livello di attivazione, che tipicamente si misura con l'elettromiografia. Quindi capite che valutare la funzione dei muscoli respiratori in modo dettagliato dovrebbe in teoria considerare tutte queste quattro variabili. Allora, come facciamo? Cerco di farla breve, perché tendo ad essere sempre lungo, però non tengo l'orologio. Allora, abbiamo fondamentalmente ho cercato di riassumere il tutto in queste quattro categorie: metodi di valutazione della funzione ventilatoria, in particolare nei disordini neuromuscolari. Possiamo categorizzare tutti i metodi invasivi e non invasivi, prima battuta, e poi a loro volta, mediante tecniche o manovre non volizionali. O volizionali. Non volizionali significa che non richiedono fondamentalmente appunto una manovra o in generale la collaborazione da parte del paziente. Volizionali vuol dire che il paziente deve fare una particolare manovra, molto spesso una manovra massimale, per cui si chiede di fare una manovra massimale, quindi un elevato livello di collaborazione è richiesto al paziente. Non ovviamente vado nel dettaglio di tutte le varie tecniche, però i metodi invasivi. Cosa vuol dire? Vuol dire che si utilizzano fondamentalmente delle misure, sono necessarie delle misure di pressione, in particolare esofagea e gastrica, che sono ottenute mediante l'inserimento di sistemi catetere palloncino connessi ad un trasduttore di pressione esterno. Capite che l'inserimento di anche se il catetere è molto sottile, attraverso le vie nasali per raggiungere l'esofago, dove si ha un'ottima stima della pressione pleurica, e lo stomaco, dove si ha un'ottima stima della pressione addominale, è comunque fastidioso, richiede un'anestesia locale, non è correntemente utilizzato, però si può utilizzare per analisi approfondite. Per studiare a livello massimale la capacità di contrazione, ad esempio, del muscolo diaframma, si può poi utilizzare la stimolazione o magnetica transcranica
o cervicale o elettrica. Sono delle piccole scosse, diciamo, che vanno a stimolare il nervo frenico, che stimolano in modo massimale il diaframma. A quel punto si può vedere quanto è effettivamente il massimo che il diaframma può raggiungere. Capite che qui siamo in un campo invasivo, non volizionale. Il paziente non deve fare altro che stare tranquillo e ogni tanto gli arrivano delle scosse, e con i due palloncini non è, diciamo, la situazione ideale. Okay? Un esempio di test invasivo volizionale invece è con i palloncini, diciamo, iniettiti a livello esofageo gastrico, fare delle manovre, quindi, che richiedono la collaborazione del paziente. Quindi le manovre di sniff di questo tipo, in cui il diaframma si contrae in modo quasi massimale, e quindi allo stesso modo valutare la pressione cosiddetta transdiaframmatica, cioè a cavallo del diaframma. È un indice di forza del muscolo diaframma. È quasi il meglio che possiamo fare per capire se il diaframma è in grado di sviluppare un elevato livello di pressione. Se poi ci uniamo anche una misura di elettromiografia, siamo a posto. Però di nuovo, e poi, ecco, per parlare ancora di tosse, capire quanto è la capacità del diaframma e magari degli altri muscoli di aumentare la pressione, ad esempio addominale, che per respirare, è possibile, ma ripeto, in modo invasivo. I metodi non invasivi a loro volta si possono ancora suddividere in non volizionali e volizionali. La classica spirometria, che non vi racconto perché tutti o l'avete fatto o conoscete che cos'è, è un esempio di metodo non invasivo volizionale. Quindi, ovviamente non è invasivo, richiede però un livello di collaborazione da parte del soggetto per eseguire delle manovre massimali di espirazione forzata, che, dalla quale poi si valuta, diciamo, la funzione, in particolare nel caso delle distrofie, il livello di restrizione, cioè di riduzione di capacità vitale del paziente. Altri metodi non invasivi volizionali, che spesso non si citano ma sono molto importanti, riguardano la determinazione del volume polmonare, il volume assoluto, la quantità d'aria che c'è nel polmone del paziente, che si fa con un metodo cosiddetto di lavaggio dell'azoto, che ancora è volizionale, ma in realtà richiede al paziente solo di respirare dopo una, diciamo, miscela al 100% di ossigeno, dal quale si ricava il volume polmonare. Qui non approfondisco, perché il dottor Grandi ha già citato le misure di MIP e di MEP, massime pressioni inspiratorie ed espiratorie, che sono un indice globale, cioè di tutti i muscoli respiratori, che determinano, che danno una informazione molto importante sulla capacità, sottolineo, globale di sviluppare forza massimale. Però hanno un limite queste misure, perché danno una misura di respiratory mass strength globale che a sua volta dipende dalla lunghezza, come dicevo prima, no? Quando parlavo di enfisema, diaframma corto e quindi in grado di sviluppare meno forza. Adesso non entro nel dettaglio, però capite che se queste misure le facciamo alle volumi opportuni, sono misure, diciamo, utili, altrimenti non sono da considerare. Per cui richiedono ulteriormente, oltre alla capacità di generare una massima pressione, richiedono anche che il paziente si posizioni a volumi adeguati, sono volumi alti per effettuare le manovre massimali espiratorie e volumi bassi per sviluppare, diciamo, la massima pressione inspiratoria. Quindi la lunghezza muscolare, come la possiamo determinare? Anche qui con metodi di imaging molto accurati, fare un TAC, si può, un'immagine di TAC può essere utilizzata per estrarre la silhouette del diaframma e ricostruire proprio come una superficie tridimensionale del diaframma stesso. Questo è un esempio che ci fa vedere come il diaframma di un paziente con enfisema si presenta. Però ancora è un metodo di fatto invasivo, no? E si può usare di nuovo anche la risonanza. Il vantaggio della risonanza è che in alcuni casi consente un'analisi dinamica e quindi si può studiare la movimentazione del diaframma, ma sicuramente quello che è oggi la tendenza per un'analisi, diciamo, della funzione del diaframma, in particolare con metodi però non invasivi e anche facilmente alla portata anche del, diciamo, clinica, è l'utilizzo dell'ecografia, dell'ultrasonografia per studiare, scusate qui c'è un errore, ultrasounds,
per studiare la funzione del diaframma da diversi punti di vista. Quindi o anteriormente l'addome si va a vedere la silhouette del diaframma e si vede come si muove il diaframma, la mobilità del diaframma. Si può mettere la sonda lateralmente e studiare la cosiddetta lunghezza della zona d'apposizione, cioè quanto il diaframma si inserisce sulla gabbia toracica e come varia questa lunghezza nel corso del respiro, oppure si può mettere sempre a livello intercostale la sonda e andare a studiare lo spessore del diaframma. E abbiamo visto, ad esempio, nelle distrofie di Duchenne, come lo spessore, ad esempio, non solo sia ridotto, ma progressivamente si riduca nel corso del tempo, ovviamente come conseguenza dell'atrofia dal non uso. Il muscolo diaframma è solo uno dei muscoli, ovviamente, che, o dei gruppi muscolari che vengono coinvolti nella respirazione, per cui sarebbe importante in generale valutare non globalmente la forza, ma quantomeno l'azione dei diversi muscoli sulla parete toracica. Per cui nel corso degli ultimi anni viene sviluppato un sistema che cerca di utilizzare e di studiare in modo dettagliato il movimento, la movimentazione della parete toraco-addominale in diversi punti per studiare il volume, le variazioni di volume della gabbia toracica e dell'addome come riflesso dell'azione dei diversi gruppi muscolari, dei diversi muscoli. Abbiamo sviluppato questo sistema in modo tale da utilizzare un sistema classico dell'analisi del movimento che di fatto misura la posizione e il movimento di tanti, diciamo, marcatori riflettenti posti sul torace e sulla schiena del soggetto. Praticamente facciamo una misura geometrica della superficie toraco-addominale dalla quale ricaviamo un'informazione non solo di volume ma di variazione di volume, perché non si utilizza una macchina fotografica ma si utilizza una, diciamo, telecamera che misura, fa una fotografia, diciamo, 60 volte al secondo. Quindi questo volume è continuamente, diciamo, misurato, ripeto, 60 volte al secondo, in modo tale da avere una informazione non solo su quanto si espande totalmente il torace, che in prima approssimazione è uguale all'espansione del polmone, ma anche come si espande il torace nelle sue diverse regioni, nelle sue diverse zone: gabbia toracica polmonare, gabbia toracica addominale, cioè quella più inferiore, e addome. Questa tecnica abbiamo chiamato pletismografia autoelettronica e viene utilizzata anche qua a Brescia correntemente. Abbiamo fatto diversi studi con la dottoressa D'Angelo, in particolare sulle distrofie di Duchenne, sulle amiotrofie spinali, sulle distrofie di Cingoli anche. Dopo farò vedere qualche risultato brevemente. Però qual è il significato di questo tipo di indagine, che è non invasiva e non volizionale? Perché di fatto il paziente deve semplicemente respirare, le telecamere osservano e misurano il movimento del suo torace e del suo addome e si ricavano delle variazioni di volume dalle quali si ottengono l'azione di diversi muscoli. Questo è un esempio breve per farvi vedere molto sinteticamente perché si utilizzano, ad esempio, misure su tre diversi compartimenti. Allora, normalmente in un soggetto sano, quando respiriamo, questi tre compartimenti si espandono in modo perfettamente sincrono tra di loro. Vedete qua, il T-control, tutto è perfettamente in fase. Tutto il torace si espande in modo sincrono nelle diverse zone. Questi sono tre esempi, ma ne potevo fare 20 altri, di casi in cui uno dei tre compartimenti va all'opposto di come dovrebbe andare. Cioè durante l'inspirazione, invece che aumentare di volume, diminuisce. Si dice movimento paradosso inspiratorio. Nella nostra genesi imperfetta, ad esempio, durante l'inspirazione la parte alta di gabbia toracica rientra per un motivo di deformità, diciamo, di questo tipo particolare di osteogenesi della gabbia toracica. Nel gruoco pneumopatia cronico-ostruttiva, molto spesso nella parte bassa di gabbia toracica si ha un rientramento, cosiddetto segno di Hoover, no? Un paradosso inspiratorio a livello della parte bassa di gabbia toracica. Quando il diaframma invece è essere particolarmente coinvolto, si ha un rientramento dell'addome, perché il diaframma non si contrae, non si abbassa più e diventa una membrana passiva, durante l'inspirazione risale invece che scendere. Questo è un caso eclatante di movimento paradosso. Da qua a
diciamo, per arrivare a questo caso in realtà si possono avere diversi gradi, cioè in generale quando osserviamo, e questo l'abbiamo fatto sulla base di tantissime misure in questi anni, una riduzione del volume addominale, osserviamo, possiamo dire che c'è un deficit a livello specifico diaframmatico. Ad esempio, nelle distrofie muscolari di Duchenne, se consideriamo diversi gruppi di pazienti che progressivamente aumentano, consideriamo diversi gruppi di pazienti con età crescente, vedete che il contributo addominale al respiro progressivamente scende. Prima di arrivare al movimento paradosso, che forse è visibile anche a occhio nudo, si ha una progressiva diminuzione. Quindi questa tecnica ci può indicare in modo specifico come il diaframma in particolare è coinvolto. Ad esempio, prima il dottor Grandi accennava, prima le desaturazioni durante il sonno avvengono solo nelle fasi REM. Ok, nelle fasi REM perché? Perché il diaframma è l'unico muscolo che si contrae nelle fasi REM, per cui se il diaframma comincia a non funzionare bene, allora si va incontro a una desaturazione, una ipoventilazione notturna. Questo è un metodo, diciamo, precoce, non invasivo, che ci consente di monitorare l'andamento del paziente. Tra i vari studi che abbiamo fatto qua a Bosiso in collaborazione con la dottoressa D'Angelo, ce n'è uno a cui siamo particolarmente affezionati, lo chiamiamo Overall Study, perché abbiamo considerato diversi diciamo, tipi di distrofia, vedete qui, compresa anche la distrofia dei cingoli. Qui anche all'interno delle distrofie dei cingoli in realtà abbiamo considerato quelle tipo A, B, C e D, però prevalentemente sono le tipo A, altalina, e tipo B, sferlina. Però diciamo, penso che sia interessante farvi vedere cosa nello specifico caso delle distrofie dei cingoli significa uno studio di questo tipo. Questo è un pannello dello studio che fa vedere nei diversi tipi di distrofia considerate, quindi distrofie di cingoli, Becker e facioscapolo omerali, l'andamento dei tradizionali, i valori medi dei tradizionali indici spirometrici. Si vede che effettivamente si ha un deficit non così marcato nelle distrofie dei cingoli, quindi la capacità vitale è ridotta intorno all'80%, ma questa barra grigia rappresenta i pazienti in carrozzina. Quindi nei pazienti già in carrozzina, quindi che hanno perso il cammino, questa riduzione è decisamente più marcata. Quindi decisamente il momento in cui si perde il cammino è associato anche a una riduzione della capacità vitale insieme alla FEV1, ma è in generale la TLC. Quindi il deficit restrittivo è sicuramente più marcato nei pazienti già in carrozzina, e questo si vede anche nella suddivisione dei volumi polmonari. Non entro nel dettaglio, ma fondamentalmente vedete l'altezza di queste barre è ridotta sia in posizione seduta che in posizione supina. Viene semplicemente traslata il volume polmonare, perché chiaramente in supino si va ad un volume più basso, il deficit è prevalente a livello inspiratorio. Perché se andiamo ad analizzare, in particolare durante una manovra di capacità inspiratoria massimale, vediamo che questa riduzione è particolarmente marcata di nuovo a livello addominale. Quindi la riduzione è a livello addominale. Una riduzione a livello addominale, l'abbiamo detto prima, è particolarmente indicativa di un deficit a livello diaframmatico. Il futuro che cosa riguarda? Riguarda in particolare sulle distrofie di cingoli studiare l'andamento nel tempo di questi parametri. Qui ho indicato solo la capacità vitale, ma sicuramente monitorare nel tempo l'andamento, ad esempio, del contributo addominale e quindi della funzione specifica del diaframma alla ventilazione è oggi possibile mediante nuove tecniche non invasive, non volizionali, che sicuramente sono di utilizzo e sono di utilità e di utilizzabilità anche clinica, in alcuni centri, tra cui il centro in cui ci troviamo adesso. Per cui sicuramente
la valutazione respiratoria, più specificamente ventilatoria, come dicevo prima, può trarre beneficio da queste nuove tecnologie, e non solo per quanto riguarda, diciamo, la valutazione del respiro a riposo, ma anche la valutazione, ad esempio, della tosse, piuttosto che la valutazione dell'efficacia del trattamento della tosse, piuttosto che l'ottimizzazione dell'intervento, diciamo, di ventilazione meccanica, che ad un certo punto si rende necessario, comunque altamente consigliato. Quindi ringrazio voi per l'attenzione e di nuovo tutti quelli che hanno contribuito a questi studi, in particolare la dottoressa D'Angelo, con Tipo Sisi.